State pensando di ottenere i permessi di root sul vostro smartphone Android? Prima di procedere, scopritene tutti i pro ed i contro. Basta con questo root. Ma secondo te ha davvero senso ottenere i permessi di root su Android? Guarda che con i permessi di root puoi disinstallare il bloatware. Te la immagini una vita senza chat on, S Translator, Quick Memo? Beh, tu no, perché non vuoi rootare il telefono. Sì, sì, certo, ora il tuo telefono è pulito, non hai più app preinstallate e nel mentre stai già pensando a quali app scaricare sul tuo device. E la sicurezza dove la metti? Ma lo sai che le app dannose possono avere delle conseguenze negative sul sistema? Possono danneggiare il tuo LG G4? E la privacy? E le tue foto SE? Che fine faranno? Vabbè, dettagli, le cancello. Pensa che basta fare il root per raddoppiare l'autonomia della batteria. Diventando amministratore del dispositivo potrai far girare il processore al minimo o almeno gestirlo al meglio. Ma che te lo dico a fare, tu non rooti, rutti. Vabbè, preparati allora a dire addio alla garanzia. Non voglio essere drastica, più di un addio forse si tratta di un arrivederci, sì. Però questo non toglie che una volta che otterrai i permessi di root sul tuo dispositivo, la garanzia non sarà più valida. Sì, lo so, sei una smanettona nerd, c'è sempre un modo per aggirare il problema con Android e bla bla bla. Però ciò non toglie che i sistemi di sicurezza implementati dai brand, come ad esempio Nox, sono sempre più potenti, impenetrabili e ripristinare la garanzia non è un gioco da ragazzi. Il root sarebbe perfetto per la tua pigrizia. Con un'app come Tasker, ad esempio, puoi automatizzare qualsiasi aspetto dello smartphone. Sali in macchina e parte il GPS. Arrivi a destinazione e viene mandato un messaggio automaticamente a tua madre che sei arrivata sana e salva. Certo, falla una chiamata ogni tanto, no? Sì, sì, una chiamata la faccio, ma tu preoccupati piuttosto degli aggiornamenti VOTA. Android ML Port ha già deciso di rinunciarci rootando il tuo G4? Una volta ottenuti i permessi di root, a seconda del brand produttore e del singolo dispositivo a disposizione, non potrai più ricevere aggiornamento via OTA. Certo, una soluzione c'è, però dovrai mettere a rischio il tuo smartphone scaricando il firmware da internet e flashandolo con Odin. Ce la puoi fare? Sei sicura? Ah, poi non te l'ho detto, hai presente le app gratuite con i banner pubblicitari in basso, in alto, di lato, dappertutto? Ecco, con il root puoi eliminare qualsiasi pubblicità dalle app, una volta per tutte. Mi dispiace un po' per gli sviluppatori poverini che ci perdono soldi. Sì, vabbè, ma la fai facile tu con il tuo G4, ma io cosa devo fare con il mio dispositivo cinese? Le procedure di root arrivano sempre per vie non ufficiali e quindi è molto più facile trovare le guide sui dispositivi più conosciuti e più diffusi. Ma se è un dispositivo cinese, come fai? E se non trovi la guida dedicata? Io non sono una smanettona, non ho intenzione di complicarmi la vita al computer con strane procedure che manderanno all'aria in frantumi il mio dispositivo. Personalizzazione. Prova a ripetere con me. Con un qualsiasi Android puoi cambiare sfondi, launch, icone delle app. Con uno smartphone rootato puoi stravolgere completamente l'interfaccia dello smartphone, ottenere nuove funzioni e persino inventarti i tuoi comandi vocali. Basta scegliere la custom ROM ideale. Ma perché dovrei ottenere i permessi di root sul mio smartphone? E non continuare con la solita solfa della personalizzazione estrema e bla 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 bla. So già tutto in merito, ma spiegami perché. Vuoi veramente ottenere i permessi di root e cosa intendi fare col tuo smartphone? Chiarisciti prima bene le idee e valuti se ne hai veramente bisogno. Se sei così fermo alla tua posizione, agisci. Tanto se qualcosa va male, lo smartphone è tuo.